Un saluto cari amici di Extreme Hardware, benvenuti al secondo video della rubrica Disassembly. In questo video smonteremo un NAS prodotto da QNAP, parlo del QNAP TS231. Andiamo dunque a vedere come smontare passo passo questo prodotto. Bene, eccoci con il nostro NAS. Il primo passaggio è ovviamente togliere i due dischi dai bay e metterli da parte. Poi, con un cacciavite a stella, io ne userò uno piatto perché quello a stella al momento non lo trovo, andiamo a rimuovere le due viti che troviamo sulla parte posteriore. Notiamo che qui, sempre sulla parte posteriore, c'è l'etichetta della garanzia. Questa operazione ovviamente invalida la garanzia, quindi non vi consiglio di aprire il prodotto se è ancora in garanzia. Quindi ovviamente la redazione non si prende la responsabilità di eventuali danneggiamenti ai vostri prodotti. Comunque, svitiamo le due viti. E ricordiamoci di mettere sempre da parte ovviamente le viti che rimuoviamo, altrimenti sarà poi un problema rimontare il prodotto. Una volta tolte le due viti, facciamo scivolare la parte sinistra verso di noi, quindi indietro, e rimuoviamola lateralmente. Ci troviamo praticamente con metà NAS aperto. Ora, per rimuovere il bay in metallo, notiamo che sul retro abbiamo una vite in corrispondenza delle etichette con il serial number. Togliamo questa vite con un po' di pazienza. E mettiamolo ovviamente da parte. Poi all'interno del nostro NAS notiamo che abbiamo quattro viti che ancorano l'involucro del bay in metallo alla struttura inferiore. Rimuoviamo queste quattro viti, quindi due di qua e due sull'altro lato. Ricordo che questa operazione è identica per tutti quei NAS di QNAP che condividono questo design. È un'operazione che, come già detto, invalida la garanzia del vostro prodotto, quindi non conviene effettuarla, anche perché questo prodotto in particolare non prevede l'utilizzo di, ad esempio, RAM su slot classici. Quindi la RAM non è direttamente saldata alla scheda madre, adesso poi l'andremo a vedere, e dunque non può essere sostituita. Bene, mi è cascata come al solito una vite dentro, poi la recupereremo. Togliamo l'ultima vite. Sono un po' scomodo ovviamente perché ho la telecamera in mezzo. Ok, è andata giù anche l'altra, la recuperiamo anche quella. Una volta tolte le quattro viti, tiriamo verso l'alto senza esagerare con la forza e rimuoviamo il bay metallico. Ovviamente attaccato al bay metallico abbiamo le nostre porte, la scheda con i due connettori SATA per gli hard disk. Mettiamo dunque da parte il bay in metallo. Vediamo se riusciamo a recuperare intanto le due viti, eccole qui, che abbiamo appena rimosso. Mettiamo da parte anche loro. Ci troviamo praticamente con la scheda madre e la ventola ancorate alla parte del NAS che non abbiamo rimosso, la parte plastica. Se vogliamo continuare con lo smontaggio del prodotto, rimuoviamo il cavo della ventola, lo
aiutandoci sulla linguetta con un cacciavite, cercando di ovviamente non rompere il cavo. Questa forse è la cosa più difficoltosa finora. È la procedura più difficoltosa finora tra tutto quello che stiamo facendo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ora, per continuare a smontare e rimuovere la scheda madre, dobbiamo rimuovere queste quattro viti che troviamo, che tengono ancorata appunto la scheda madre allo chassis del nostro QNAP. Ok, togliamo la prima. Andiamo a rimuovere la seconda. Ecco la terza e l'ultima. Una volta effettuato questa procedura, possiamo tirare via la nostra scheda madre. Verrà via ovviamente con tutta la ventola, perché tutta la struttura è di metallo ed è una struttura unica. Rimaniamo praticamente con la scocca in plastica che possiamo mettere da parte, ed ecco qui la nostra scheda madre con la nostra ventola ancorata sulla parte metallica, lo chassis metallico che protegge il nostro sistema. Se volessimo rimuovere anche la scheda madre, basta togliere le quattro viti che troviamo agli angoli. Questa operazione è molto semplice, basta poi sfilare la scheda madre, però dietro vi avviso già che non c'è niente, quindi non è proprio utile come operazione. Per quanto riguarda la RAM, come vi dicevo, è saldata sulla mainboard. Qua sotto c'è il nostro processore, abbiamo la batteria tampone e la porta PCI Express per la scheda dei collegamenti SATA. Per ovviamente rimontare il prodotto basta effettuare la procedura a ritroso. Detto questo, per questo video è tutto. Da Angela della redazione di Extreme Hardware per ora è tutto. Un saluto, alla prossima. Ciao ciao.